Buonasera a tutti, siamo ancora qua di domenica sera per l'emergenza coronavirus. Domenica 8 dicembre sono stati presi dei provvedimenti che hanno cambiato la nostra vita e ristretto i nostri comportamenti e libertà individuali. Venerdì sera, nella nottata di venerdì sera, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha preso per il territorio riminese altri provvedimenti, ha emesso un'ordinanza che sarà in applicazione dalla notte di domenica, tra domenica e lunedì, che comporterà la chiusura delle attività economiche e produttive. È un'ordinanza che è stata discussa anche a livello nazionale e ieri sera il Premier Conte ha annunciato un decreto, un analogo provvedimento che ha guardato anche quello che abbiamo fatto, è nato nella provincia di Rimini, in Emilia Romagna, sulla chiusura delle attività economiche e produttive. Non è questione di primati, è questione che l'Italia o si salva tutta o non si salva nessuno. Perché l'ordinanza che abbiamo voluto come 25 sindaci della provincia di Rimini insieme al prefetto, abbiamo proposto a Stefano Bonaccini, che è stato l'unico presidente italiano ad assumersi la responsabilità di una scelta così rigida, la chiusura delle attività economiche e produttive. Perché è presto detto? Perché i dati sono quelli di un paese che sta andando sulle strutture sanitarie nazionali al collasso. Ieri i dati tremendi dei morti in Lombardia, 500 morti in Lombardia, in una regione che confina con noi, centinaia sono i morti nella nostra regione, nella nostra provincia che è vicina alle Marche, Pesaro Urbino, dove il tasso di contagio è elevatissimo e che è insieme a San Marino, dove anche lì il tasso di contagio è elevatissimo, è una delle province in cui l'evoluzione del contagio corre molto velocemente. Siamo arrivati ormai in alcuni comuni, ma non è questione di questo o quello, perché se va avanti così arriverà da tutte le parti. In alcuni comuni della nostra provincia il contagio è ormai un contagio ogni 100 abitanti. Se non blocchiamo questa dinamica, nel giro di qualche giorno avremo bisogno di centinaia e centinaia di posti letto che non avremo. Ecco perché questo provvedimento, un provvedimento sicuramente duro, ci siamo confrontati con i sindacati, con le categorie economiche, ci hanno posto dei temi, come sono arrivate tante domande dai cittadini. In questi momenti, mentre vi parlo, sta uscendo da parte della Regione un testo con dei chiarimenti a tante domande. Chi potrà fare cosa, quali saranno le attività che si possono portare avanti, le attività essenziali, quelle che riguardano le farmacie, le parafarmacie, gli alimentari, gli interventi ad esempio di idraulici e elettricisti per urgenze nelle abitazioni, tutta una serie di chiarimenti. Ma con le categorie e i sindacati abbiamo condiviso non solo il tema che certo questo provvedimento pone dei problemi, apre delle domande, ma abbiamo voluto condividere la premessa. Se non chiariamo la premessa di questo provvedimento così duro, nessuno si farà mai una ragione rispetto ai problemi che questo provvedimento apre, rispetto ai dubbi. E la premessa sono i morti. La premessa sono che in Emilia Romagna ci sono 530 posti in terapia intensiva e stiamo andando ad occuparne già oltre 300. Se andiamo avanti così, anche la rete di solidarietà regionale degli ospedali non sarà sufficiente. Dicevo che il Premier Conte ieri sera ha annunciato un provvedimento analogo. Noi abbiamo ritenuto questa sera lo stesso, e ringrazio il Presidente Bonaccini, di andare avanti anche con la nostra ordinanza che da domani pone un limite e pone la chiusura delle attività economiche e produttive. Nel corso della giornata e della nottata, di domani e della nottata, ci sarà un incrocio, un'analisi tra ciò che dice il decreto del governo e l'ordinanza regionale sulla provincia di Rimini, per nella giornata di domani avere un chiaro quadro per tutti su cosa si può fare e cosa non si può fare. Intanto va detto che con l'ordinanza regionale si possono svolgere solo quelle attività di ciclo di produzione in essere, cioè la produzione che sta per finire e che si sta concludendo, e si possono fare le spedizioni dei materiali che sono in magazzino, salvo l'ottemperanza di rigide misure di contenimento del virus, salvo il fatto che devi fare un documento dove certifichi che si sta a 2 metri uno dall'altro, che si entra per ingressi separati, che non c'è più di una persona per stanza, eccetera. L'altro provvedimento rigido che abbiamo fatto
per permettere ai medici, agli infermieri di farcela in quella frontiera. Io ho in testa le parole, le immagini degli ospedali, dei morti di Bergamo, delle salme che abbiamo nel nostro forno crematorio. Non voglio crearvi un quadro di angoscia, voglio solo dirvi che dobbiamo essere lucidi e sapere perché dobbiamo prendere dei provvedimenti così duri. L'altro provvedimento riguarda la mobilità e gli spostamenti. Il virus si diffonde, nessuno ha colpa, ma le persone che si muovono, che entrano in contatto, sono il taxi del virus. Bisogna limitare gli spostamenti e la mobilità. Per questo ci siamo assunti la responsabilità di fare delle ordinanze per bloccare i confini con le Marche fino a Forlì Cesena e individuare un sistema di varchi con controlli delle forze di polizia. Ci sono circa 60 blocchi dalle Marche a Forlì Cesena, ci sono 10 varchi e controlli interni dentro la provincia di Rimini per andare da Rimini a Riccione a sud e a Coriano, e altrettante strade bloccate, così come ci sono 6 blocchi e 6 varchi con controlli e presidi verso San Marino e decine di blocchi di strade, nel senso che se ti sposti devi dire perché, devi dimostrare perché, per necessità, per urgenza, solo per motivi individuati dal decreto e dall'ordinanza. Solo così, con misure così ferme, rigide, riusciremo a combattere il virus. Grazie Rimini, ci siamo, ci stiamo mettendo nell'ottica di questa guerra, di questi sacrifici. Oggi la città è deserta e quando vai in giro ti piange il cuore, però questo momento lo dobbiamo superare insieme. Ringrazio anche il nostro vescovo col quale ci siamo sentiti in questi giorni, perché ci siamo detti che solo con grandi sacrifici, con senso di solidarietà e fratellanza ne potremo uscire insieme. Occorre oggi però disciplina, occorre regole, occorre affrontare questo momento con orgoglio, con onore e con solidarietà. Ognuno di noi in questi momenti perderà qualcosa, un movimento, la libertà individuale, le imprese e il lavoro si fermeranno momentaneamente, ma se faremo questo sacrificio torneremo ad essere liberi e torneremo ad avere imprese e lavoro. Si fa tutto ciò per non perdere per sempre imprese, lavoro e le nostre libertà. Ecco perché dobbiamo sempre pensare che solo così, stringendo i denti, c'è un orizzonte che dobbiamo conquistare. Ed è l'orizzonte opposto, quel magnifico video che mi ha fatto piangere ieri sera quando durante la notte eravamo qui a prendere questi provvedimenti, che dall'alto fa vedere la nostra città magnifica, bellissima, anche in qualche modo cambiata ma deserta. L'orizzonte a cui dobbiamo guardare è di riprenderci la nostra città magnifica ma piena di vita e piena di gente. Per conquistare questo orizzonte, appunto, è il momento del sacrificio, della lotta e anche, come dire, della rigidità e della severità. Negli ultimi 75 anni abbiamo avuto la guerra, Rimini distrutta e siamo risorta. Mi vengono in mente poi le mucillagini dell'89, eravamo finiti e siamo risorti. E oggi, mentre ci apprestavamo a ritrovarci in una Rimini cambiata, questa botta tremenda, il virus, il coronavirus, che porta via parenti, amici, che non possono essere solo un numero, ma dobbiamo onorarli con dei nomi. E proprio per non permettere che qualcuno non trovi più un posto in terapia intensiva, che qualcuno possa rischiare la vita, oggi dobbiamo pensare ai tempi duri della nostra città e a come ci siamo riscattati. Ne usciremo insieme, ne usciremo cambiati, ne usciremo diversi, ma ne usciremo forti con la nostra città che si rimetterà in moto. Grazie per questa grande solidarietà, per questa grande disciplina che stiamo dimostrando. Diamo una mano ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, ai lavoratori dei supermercati, a tutti coloro che sono in prima linea. Solo con questo sacrificio enorme, duro e speriamo limitato, ritorneremo alla nostra vita e ai nostri lavori. Grazie.